Allora, direi che possiamo iniziare, pochi intimi che siamo qui. Quindi stasera Marina ci parli di una tecnica, se ricordo bene, per sondare i problemi per analizzare, diciamo, il problema, andare a cercare dove può essere stato fatto il danno o dove può essere il danno. Sì, direi che hai decisamente descritto qual è la tematica di stasera. Dunque, al solito vi saluta Ghiko, che ci ha tenuto compagnia anche con le altre due serate. E sì, come diceva Stefano, il tema di stasera è un tema decisamente più tecnico rispetto a quanto abbiamo visto nelle due sessioni precedenti. E ancora una volta, come per le altre due sessioni, quello che vi sto andando a descrivere è una tecnica che in realtà non è specifica solo di LibreOffice. In realtà questo concetto si può andare a riadattare anche ad altri progetti, ad altri prodotti. Quindi, insomma, si tratta poi di implementare su quel prodotto, di abilitare, ecco, questa tecnologia, chiamiamola in questo modo. Però in realtà il concetto di BBSect non è assolutamente specifico solo di LibreOffice. Quindi, BBSect, che cos'è? Ma nella descrizione che avevo condiviso ieri rispondendo al tweet, al reminder per la lezione di stasera, avevo descritto questa tecnica come una sorta di macchina del tempo. Perché in realtà è uno strumento che ci permette di fare esattamente questo, ci permette di viaggiare nel tempo all'interno dei vari commit che gli sviluppatori fanno sul codice di LibreOffice e con questo strumento possiamo andare a eseguire la versione di LibreOffice esattamente in uno specifico momento nel tempo. Questo strumento, questo BBSect, utilizza una tecnica che è presente direttamente in Git. Quindi l'idea è quella di andare a prendere un intero repository Git, e all'interno di questo repository ci spostiamo tra un commit e l'altro e andiamo ad eseguire i passi che sono stati descritti in un bug report su Bugzilla cercando di riprodurre il bug. E ogni volta andiamo a dire, nel momento in cui ci spostiamo appunto tra un commit e l'altro, mi sposto, parto ad esempio dall'ultimo commit, dal più recente. Provo a riprodurre il bug. Se in quella posizione nel tempo il bug non si riproduce, segnalo quel particolare commit come un commit buono. E lo strumento, ogni volta che dico commit buono oppure commit cattivo, si sposta in automatico all'interno di questo range di commit che trovo già preparati all'interno di questo repository Git. E la tecnica richiama la tecnica informatica, l'algoritmo della ricerca binaria. Prendo un intervallo, provo i due estremi, quindi quello più nuovo, quello più recente e quello più vecchio, e vedo se riesco a riprodurre il mio bug. Se sul più nuovo o sul più vecchio non lo riproduco, potrebbe anche essere direttamente che il bug non si trova in quel repository, in quell'intervallo di commit, e quindi posso decidere di andare a pescare da un'altra parte. Oppure, pensando sempre a questo albero, ipotizziamo che master sia affetto, mentre il commit più vecchio non è affetto.
segnalo questa cosa e lo strumento mi restringe il commit. Sapendo che il commit più vecchio non è affetto, lo strumento mi tiene una parte dei commit che è più vicina a master, perché era quello che avevo segnalato come commit dove riesco a riprodurre il bug, e mi riduce l'intervallo proponendomi sempre un intervallo che cerca in qualche modo di restringere il numero di commit in cui riesco a riprodurre il mio bug. Quindi immaginate una porzione larga di commit che piano piano si restringe, va avanti con un po' di passi che lo strumento mi propone in automatico. Una volta che lo faccio partire gli dico soltanto commit buono, commit cattivo, e in automatico lo strumento mi fa questo spostamento all'interno dei commit. Nel momento in cui termina questa selezione di commit in modo automatico, destra-sinistra, se riesco a riprodurre il bug, lo strumento mi dirà il commit incriminato è esattamente questo, oppure mi dice il commit incriminato non è uno specifico, ma ti posso fornire un intervallo. E in quell'intervallo chi fa l'analisi dei bug può dire: ok, sviluppatore, io il mio l'ho fatto, l'errore sta in questa porzione di commit, guardaci. Oppure faccio io l'analisi e vado nel dettaglio e ti dico dove sta il problema, oppure lo strumento, come dicevo prima, mi fornisce qual è il commit incriminato direttamente come risultato, come output, e io posso dire direttamente, quindi lo segnalo all'interno del bug: ok, ho trovato il commit, e il commit che mi viene proposto è esattamente la modifica che un determinato sviluppatore ha fatto. Quindi a quel punto posso andare a guardare il log dei commit, mi vado a vedere il dettaglio di quello specifico commit e trovo anche qual era lo sviluppatore che ha introdotto l'errore, che tipo di modifica al codice era stata effettuata, perché ho proprio il link che mi permette appunto di andare a vedere nel dettaglio che cosa lo sviluppatore aveva modificato con quel commit. Alcune volte un bug introdotto magari può essere introdotto come, diciamo, effetto collaterale di una modifica. Quindi sto andando ad implementare una funzionalità in LibreOffice, e nell'implementazione mi perdo per la via qualche pezzo e creo il bug. Oppure magari può essere un effetto collaterale qualcosa che in realtà sembra non essere in relazione, ma che andando a modificare appunto una specifica porzione di codice mi crea come effetto collaterale un bug, una regressione. No, assolutamente Walter, chi fa queste attività di BBSect può essere un comune mortale che non sa scrivere una riga di codice, e questa è una cosa bellissima. Come te, no, non è vero. Però sì, l'attività importante che chiunque può fare facendo questa attività di BBSect è appunto andare a agevolare lo sviluppatore fornendogli direttamente uno specifico commit o un intervallo di commit dove potenzialmente quel problema si verifica. Quindi in teoria, quando abbiamo a disposizione questa informazione, lo sviluppatore potrebbe trovare la soluzione al problema molto più rapidamente. Poi, per carità, magari avete scoperchiato un vaso di Pandora e ci vuole comunque tanto tempo per risolvere quel particolare bug, però tecnicamente gli andate a fornire informazioni su quale punto del codice sta il problema. E quindi sì, è un'attività un pochino lunga, perché alcune volte dovete fare diversi step, vi dovete spostare su più repository già configurati per questa attività di BBSect, quindi non è 5 secondi, però alcune volte riuscite in 10-15 minuti di lavoro a fornire le informazioni che poi permetteranno agli sviluppatori di metterci la cosiddetta pezza. Posso dire che è un'attività probabilmente più
interessante, più stimolante di quella che può essere l'attività di semplice segnalazione del bug dove dovete fornire tanti dettagli, o magari del semplice triage dove step by step, passo dopo passo, provate a riprodurre un bug già segnalato da qualcuno. Quindi quelle attività, che sono le cose che abbiamo visto nelle due sessioni precedenti, possono essere un pochino più noiose. Questa vi connette di più con la parte degli sviluppatori che mettono mano al codice, quindi è un pochino più intrigante, almeno io la trovo un po' più intrigante della semplice segnalazione o del semplice triage, analisi del bug, perché comunque potete andare veramente in dettaglio e poi c'è un po' quell'effetto dell'adesso scopro qual è lo sviluppatore che ha creato il danno, non è lo segnalo, trovo che sto lì con il ditino e bacchetto perché ho trovato chi è stato a fare la magagna. Quindi vabbè, insomma, può essere, ripeto, sempre una questione di gusti, però la ritengo decisamente un'attività più accattivante della semplice segnalazione o analisi di bug. Quindi per iniziare c'è da configurare l'ambiente e ci sono alcune limitazioni. Ovviamente lavorare su Linux è più semplice perché avete già tantissimi strumenti a portata di mano. Si può fare l'attività di BBSect anche su Windows e c'è qualcosa anche su Mac, però diciamo che la stragrande maggioranza delle attività viene fatta su Linux e sono veramente rari i casi in cui non riusciate a cavare un ragno dal buco facendo BBSect su Linux. Poi, per carità, se il bug è qualcosa di specifico per Windows, vabbè, pazienza, lì c'è da fare i test sull'altro sistema. Però spesso riuscite comunque a fornire informazioni utili anche direttamente da Linux. Dunque, quindi, nella sezione note condivise trovate questo primo link, che è la pagina principale dove trovate poi tutte le istruzioni e gli altri link da seguire per capire meglio come funziona l'attività di BBSect, come andare a configurare l'ambiente e anche insomma le altre cose che andremo discutendo questa sera. Quindi questo, diciamo, è il puntatore principale che dovete salvarvi. Poi per comodità ne ho aggiunti anche altri, però insomma questa è la primissima pagina. Quindi dicevamo, lavoriamo su Linux. Quindi la pagina che andate a la pagina che andate a aprire ha un aspetto di questo tipo. Trovate anche qui tantissime informazioni. La parte di configurazione è quella più lunga e un'altra nota per quanto riguarda la configurazione: vi serve tanto spazio, perché quando andiamo a lavorare con il Git BSect non avete soltanto un clone del codice di LibreOffice. Vi faccio vedere. Allora, sul lato sinistro, quindi sul terminale, ovviamente mi sono già preparata l'ambiente di lavoro con alcuni repository già pronti. Ora vi apro. Sì, magari dovrei chiamarla. Vorrei tentare di aprire la cartella giusta. Quello che c'è dentro non è il solito codice, quindi la cartella core, la cartella SWX e via discorrendo, SD e SC, eccetera, del normale codice clonato di LibreOffice. In realtà quello che troviamo è soltanto, e ve faccio vedere, è soltanto la parte compilata, quindi c'è la cartella di installazione dove quando andate a compilare manualmente LibreOffice troverete poi sì, Walter, si lavora in locale, quindi avete
questi repository, che ora vi faccio vedere come si scaricano, come si configura il tutto, e all'interno di ognuno troverete la cartella instdir, che è la cartella dove in automatico LibreOffice vi compila il codice quando ve lo compilate a mano. Dentro questa cartella ci trovate la cartella con la... il file dei credit, la cartella dell'help, la licenza, tutta la parte di preferenze dell'utente, vari file readme e ovviamente la parte più importante, la cartella program, che è quella dove c'è l'eseguibile di LibreOffice. Quindi, per capirsi, eccola qua. E questa è esattamente la parte che vi serve per eseguire una parte di LibreOffice dopo che ve la siete compilata a mano. Quindi tutta questa attività di creazione di repository bisect prende tantissimo tempo e per fortuna, insomma, non la dovete fare voi, ma c'è il team di QA di LibreOffice che crea questi repository. E all'interno di questi repository avete le varie versioni e in particolare, vi faccio vedere, io adesso sono sul ramo 7.2, la versione 7.2 di LibreOffice e al momento sono su il branch il tag, scusate, oldest, quindi il più vecchio commit all'interno di questo repository git. E oltre a questo, che è un tag che viene aggiunto direttamente da chi confeziona questo repository git, c'è anche il branch master. E fatemi pulire questo terminale. Allora, le varie versioni che trovate sono, vabbè, anch'io potevo cliccare direttamente, dovreste riuscire, il link di questa pagina c'è comunque anche nelle note condivise, e questa pagina è fatta in questo modo, questa tabella, dunque trovate, eccola qua, su che sistema è stato creato questo repository Git che contiene tutte le versioni compilate di LibreOffice. Poi, quali versioni include? Chi è la persona, il contatto per questo particolare repository? Poi, di solito vengono forniti anche i commit di range. Quindi quanti commit in totale ci sono in questo repo, il commit più vecchio, il commit più nuovo, poi quante versioni di LibreOffice compilate ci trovate dentro, il link per scaricarlo e quanto spazio occupa. Questa è una delle informazioni più importanti, perché per poterci lavorare dovete capire quanto spazio vi serve per scaricare il tutto. E poi qualche commento che in un modo più umanamente comprensibile vi permette di capire che versione di LibreOffice ci trovate dentro. Perché ovviamente non potete avere un unico repo Git che c'ha dentro 10 anni di versioni di LibreOffice, chiaramente sarebbe una cosa mostruosa e troppo complessa da gestire. Quindi andiamo con queste versioni, con la più vecchia, che vi permette di avere le versioni di LibreOffice dalla 3.5 alla 4.3. Però normalmente quando andiamo a fare l'attività di bisect, a meno che non sappiate già che il danno sta in una particolare versione di LibreOffice, il suggerimento è sempre di partire dalle versioni più recenti. Quindi scorrete la tabella, arrivate al fondo, alla fine della tabella, e corro verso sinistra, ho ingrandito, quindi adesso la finestra c'ha una, la tabella ha una risoluzione un po' stravagante. Magari però posso ingrandire il browser. Ok, quindi l'ultima della lista è una speciale versione di repository bisect, dove in realtà ci sono le
release di LibreOffice, quindi non trovate commit intermedi, ma trovate le singole release che sono state rilasciate nel tempo. Quindi questo repo contiene 216 release, sono 6 giga e mezzo di spazio e avete le versioni rilasciate dalla 3.0 fino alla 5.4.7.1. Ok, poi fate attenzione a cosa selezionate, perché altrimenti rischiate di riempire il disco con giga e giga di roba che non vi servono. Questa è un repository che in realtà al momento credo che non sia più disponibile. Questo qua, c'è la nota qui sotto, quindi questo dovrebbe essere defunto, ma in realtà non è detto che vi serva, perché la versione contiene le versioni di LibreOffice dove le compilazioni sono state fatte con i simboli di debug, quindi potete anche campare senza, come si suol dire. Poi, altra nota. Sulla prima colonna avete il sistema. In realtà non vi serve di cercare un repository bisect che utilizza il vostro stesso sistema operativo. Qui vi dice soltanto su quale sistema operativo sono state compilate queste versioni. Però io al momento sono su OpenSUSE e altre volte ero su SUSE Linux, fa lo stesso. Il sistema funziona comunque. Questo repository fatto su Fedora funziona anche su Ubuntu. È soltanto un'indicazione del sistema operativo utilizzato per compilare queste versioni di LibreOffice, perché magari ci potrebbe essere qualche bug particolarmente ostico che magari è legato anche alla versione, alle librerie di sistema utilizzate per compilare LibreOffice. Quindi qualche caso speciale, ecco, mettiamola così. Poi, ci sono anche alcuni repository che non sono direttamente nell'infrastruttura di LibreOffice, ma sono dei mirror forniti direttamente per la Cina, comunque insomma per tutta la parte Asia, dove magari avere un mirror un pelino più vicino e più performante aiuta a scaricare quei 15 giga di roba che potreste dover tirare giù. Quindi, guardate anche questa colonna perché vi dice dove sta il repo. E in alcuni casi trovate sia il repo repository marchiato come TDF, sia contemporaneamente l'altro marchiato come Cina. Quindi nel caso selezionate quello che vi torna più comodo, quindi nel vostro caso, a meno che non siate in Cina, prendete quello TDF. Poi, quindi, quello che ho fatto è stato prepararmi, eccolo qua, direttamente scaricati una serie di repo. Quindi, suggerimento, prendetevi sempre l'ultimo repository e poi andate a ritroso nel tempo e cercate di scaricarne quanti più possibili. Io localmente mi sono preparata dalla versione 7.2, quindi insomma la versione che abbiamo ora in sviluppo, fino alla 5.4. Poi se proprio ci avete voglia tirate giù anche il resto, però ecco, considerate che comunque vi servono sempre un bel po' di giga. E per scaricare potreste avere due opzioni. Allora, se guardate, vi apro direttamente il link, quando cliccate sul link esterno del repo potreste avere due diverse opzioni. Opzione numero uno, ci sto arrivando esattamente lì, Walter. Allora, opzione numero uno, avete direttamente un link in questo modo, quindi c'è direttamente il comando git clone e l'indirizzo del repo. Poi, questo download in realtà viene fatto direttamente clonando un repository che sta online. Se non siete su una connessione abbastanza performante, potreste perdervi per la via la connessione e quindi magari vi ritrovate nella condizione di dover
inizializzare nuovamente la fase di clone, perché non siete ancora arrivati al download vero e proprio del codice. Quindi un'opzione è quella di andare ad utilizzare il bundle. E con il bundle, invece di eseguire il git clone e poi l'indirizzo direttamente del repo git, utilizzate una cosa tipo Wget o quello che volete per scaricarvi questo bundle. Il bundle non è altro che un archivio del repository git. Il vantaggio di questo è che se utilizzate uno strumento come Wget o qualcos'altro che in caso di errore di connessione vi ripristina il download e non ripartite da zero tutte le volte. Se state clonando da un bundle, prima vi scaricate il bundle e vi accorgete anche dell'estensione che è diversa. Il link non termina con .git, ma termina con .git-bundle. Quindi prima vi scaricate il bundle e poi utilizzate git clone, ma in realtà clonate un archivio che ci avete già in locale. E ho fatto l'esempio di tutte e due, poi vi faccio vedere. Quindi il git clone funziona in questo modo: gli dite git clone e poi utilizzate l'opzione bundle. Quindi a questo punto git si aspetta non l'indirizzo di un repo git come in questo caso, ma si aspetta un qualcosa che sia archiviato con un bundle, e gli passate il nome del vostro archivio, che deve essere lo stesso che avete scaricato prima, quindi in questo caso sarà 6472 git bundle, e poi il nome che volete dare. Una volta che avete scaricato, clonato questo bundle, quindi che avete ricreato un archivio git normale, ci lavorate dentro come un normalissimo archivio git, repository git, che è stato clonato con il classico comando git clone. Quindi è una sorta di workaround, di soluzione alternativa che vi potete tenere così da parte, a mo' di asso nella manica, se non siete certi che la connessione funzioni come si deve. Poi, una volta che il git clone sul bundle è terminato, potete direttamente andare a rimuovere la cartella, l'archivio bundle che avevate scaricato prima, perché a quel punto il repository git funzionerà esattamente come un classico repository, come appunto se l'aveste scaricato utilizzando il comando git clone senza passare altre opzioni strane. E quindi per i repository più nuovi, soprattutto quelli che sono attivi, tipo appunto il ramo 7.2 o il ramo 7.1, quindi tutti i rami che stanno ancora ricevendo aggiornamenti o che sono ancora attivi lato sviluppatori, avete questa doppia opzione. Quindi cliccando sul link repo, le istruzioni che troverete sono di questo tipo: scegliete se clonare normalmente o se volete prima scaricare l'archivio git e poi volete spacchettarlo con Claudio, ti serve il doppio dello spazio sul disco per usare la tecnica bundle? No, perché in realtà il bundle è un archivio che non è completo, non è esattamente l'archivio git compresso in un particolare formato. Di solito occupa decisamente meno spazio, ma un bel po' di meno, una volta che tiro giù il bundle, poi posso fare il git pull e mi aggiorno il git con lo stato attuale. Quindi in realtà non è il doppio, diciamo che la 7.2, se non ricordo male, mi sembra che sia meno di 7 giga. Aspetta, quant'era qua? C'era scritto? No, non c'è scritto su questa.
Mi pare che sia la 7.2, tipo 7 giga se scarichi, se cloni direttamente, ma il bundle è 1.4, quindi è decisamente di meno. Perché poi, insomma, ti puoi clonare il resto, ti puoi aggiornare il resto con un normalissimo Git pull. E in alcuni casi, quando invece il repository Git è comunque qualcosa di ormai stabilizzato, l'archivio intendo, è un range di commit che non riceve più nessun tipo di aggiornamento, vi faccio vedere qua, che ci serve di guardare anche la descrizione, quello che c'è dentro. Questo, dalla versione 6.4 fino alla 7.0, è quello che viene chiamato 7.0 Git. Di solito il nome vi dà l'ultimo commit che c'è dentro. Quindi arrivo fino al 7.0, l'archivio lo chiamo 7.0. Quindi questo è ancora un branch attivo. Poi questo 6.4.4 è ancora attivo, sì, questo è ancora attivo, mentre se mi sposto su questo, questo va dalla 6.2 fino alla 6.3, in realtà questa roba è ferma e se vado sulla pagina di download, qui non ho l'opzione per fare il git clone come c'era prima. Git clone è direttamente l'archivio che termina con il repo che termina direttamente col punto git. Questo è già stato archiviato, non riceve più aggiornamenti e quindi l'unica opzione per scaricare questo repository Git è di utilizzare la tecnica di bundle. Per i bundle di solito trovate indicato, quando aprite la pagina, anche se non c'è specificato direttamente nella pagina wiki precedente, trovate comunque anche il quanto è grande il bundle, quanto è grande l'archivio. E in ogni pagina, come abbiamo visto anche prima, trovate le istruzioni per scaricare. Questa fase ovviamente richiede una montagna di tempo, un bel po' di spazio disco e una connessione che se la possa permettere. Quindi a meno che non ci abbiate una connessione dati illimitata sul cellulare, evitate di farlo quando siete in tethering tra cellulare e laptop, perché altrimenti restate direttamente senza dati. Se avete abbastanza spazio, scaricatevi non soltanto l'ultima measure, quindi il ramo 7, ma provate a scaricarvi anche il ramo precedente. Ora siamo alla 7, quindi 6 e 7. Quando sarà il momento, arriveremo alla 8, tenetevi almeno la 8 e la 7, quindi tenetevi sempre l'ultimissima versione di LibreOffice come major release, intendo, e quella precedente, anche per avere, insomma, un po' di spazio in più, di intervalli di commit da testare. Ovviamente vi siete fatti fuori una valanga di disco. E poi, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, arriva la parte vera e propria di test. Quindi, nella pagina delle note condivise vi ho elencato anche una pagina dove c'è un tutorial breve, che è questo, se non erro. Fatemi chiudere un po' di pagine perché ho aperto troppa roba. 9, ovviamente se lo preparate prima, adesso non ritrovo la pagina, eccolo qua, l'ho spostata, chiedo venia. Quindi c'è un tutorial
breve che vi dice come andare a configurare velocemente l'ambiente. E Christian sembra emozionato, felice che la cosa ti entusiasmi. E poi c'è una breve descrizione di come andare ad eseguire gli step di BBSect vero e proprio. In questo caso c'è già l'esempio di un bug con l'allegato, quindi avete proprio passo passo le operazioni che dovreste eseguire per provare l'attività di BBSect. Quello che andiamo a fare come istruzioni è andare prima di tutto a selezionare il repository Git su cui volete andare a lavorare. Quindi prendiamoci, visto che in queste altre lezioni, nelle due precedenti lezioni abbiamo parlato di attività da fare, insomma, su Impress, cerco di mantenere il filo e sono andata a selezionare tramite Bugzilla i bug dove è stato richiesto di fare questa attività di BBSect. La query da eseguire l'ho direttamente condivisa nelle note condivise. In ogni caso, ve lo faccio vedere, è semplice. Dovete selezionare, ovviamente come prodotto LibreOffice, come componente selezionate Impress, poi come stato ci servono i bug che non sono confermati, i bug che sono segnati come nuovi e quelli che sono riaperti. Gli altri stati non ci servono. Perché anche i non confermati? I non confermati perché potremmo trovarci nella condizione, l'avevamo visto le volte precedenti, in cui in realtà il bug non è un bug nuovo, ma è passato da uno stato all'altro, quindi in realtà non è all'inizio dell'analisi. E quindi prendiamo in considerazione anche questo stato. Poi della risoluzione non dobbiamo andare a scremare, insomma, anche su quel campo. E la cosa... quindi la ricerca la andiamo a fare su una parola chiave che viene utilizzata, viene inserita direttamente nel bug, che è questa, BBSect, scusate, magari dovrei ingrandirla questa pagina, ma non si vede, adesso ho collegato il cervello, abbiamo ingrandito le altre pagine, non questa. Mi dite se si legge? Suppongo di sì, abbastanza. Ok, è 2,50. Comunque, la parola chiave è BBSect request. Quindi tutti i bug che sono che contengono questa parola chiave sono tutti bug in cui chi ha fatto attività di screening dei bug esistenti o chi magari sta sviluppando ma non ha modo di analizzare in dettaglio, dice a chi ha voglia di fare questa attività di BBSect di cui stiamo parlando, ok, ti chiedo di analizzare il bug, quindi ci metto questa parola chiave. E avevo selezionato da questa lista il secondo bug che trovate, quindi il bug è il numero 137864, se siete su Bugzilla e volete darci un'occhiata. Non mi ricordo se ho condiviso questo nelle note condivise, se non l'ho fatto lo faccio ora. No, ho condiviso solo la query, ma non il bug in questione. Ok, e ce l'abbiamo, è nelle note, così fate anche prima a recuperarlo. Luca, sto leggendo un attimo la domanda, quello che ha scritto.
Perché dici che ti serve qualche dettaglio in più sulla filosofia open source? Il concetto dietro l'attività di BBSect è quello di provare tutti insieme a risolvere un bug, e quindi ognuno ci mette, ok, diciamo che ognuno ci mette del suo, ci mette del tempo, chi più chi meno, un po' di dedizione e tempo, e la meta, lo scopo finale è comunque per tutti quello di avere un prodotto che sia quanto più possibile libero da bug. Quindi, andando a vedere il bug in questione, quello che vi ho segnalato prima, allora, sono autenticata, quindi ho anche possibilità di modificare il bug o di andare a specificare, a editare le informazioni. Se non avete modo di editare è perché probabilmente vi siete dimenticati di fare il login all'interno del sistema, all'interno di Bugzilla. Quindi, come vi dicevo, andiamo a vedere nel campo parole chiave e c'è BBSect Request e poi c'è Regression. Regressione significa che una funzionalità funzionava nel modo atteso, veniva eseguita nel modo atteso e restituiva, veniva eseguita e restituiva il risultato atteso, ce la posso fare. Poi per qualche motivo questa funzionalità non funziona più come doveva essere, quindi è stato cambiato il comportamento della funzionalità, oppure la funzionalità è rotta completamente. Walter chiede se il tag BBSect Request, che va scritto con la R maiuscola, quindi BBSect tutto minuscolo e request con la R maiuscola senza spazio, viene aggiunto in fase di triage. No, no, vabbè, non ti preoccupare. Comunque viene aggiunto in fase di triage e solitamente viene aggiunto da qualcuno che fa parte del team QA e che è un pochino più esperto, o magari direttamente da uno sviluppatore. Quindi andiamo a vedere in generale di che cosa si tratta, che cosa stiamo andando ad analizzare. Allora, il titolo. Apparentemente sembra che ci sia un problema nella formattazione dei template delle slide della presentazione con alcune proprietà, che alcune formattazioni che vengono non visualizzate e non salvate correttamente. La persona che ha fatto il report è Telesto, che effettivamente fa parte del team di QA, non è un novellino, e se guardate, scorro velocemente, poi torniamo al bug, in realtà il report è fatto da lui, ma non c'è nessun altro commento, non c'è altro. E quindi giustamente il bug è segnalato come non confermato, perché la regola dice che chi inserisce la segnalazione, quindi che crea il bug, non può essere la stessa persona che lo conferma, perché banalmente potrebbe essere un problema, il problema riscontrato potrebbe essere un fraintendimento nel comportamento atteso della funzionalità, oppure potrebbe essere una casistica speciale, una combinazione, una sorta di combinazione astrale particolare, dove quel bug magari si verifica solo ed esclusivamente su quella postazione, su quel particolare computer, su quella versione di LibreOffice, su quel profilo utente, quindi quella casistica particolare dove appunto probabilmente una congiunzione astrale è più semplice che si verifichi rispetto a quel bug. Quindi chi inserisce, chi segnala il bug non può essere la persona che lo conferma. Quindi giustamente Telesto non ha confermato il bug. Poi, versione.
La versione su cui lui ha identificato il bug è la versione 7.1 alfa 0, quindi la versione 7.1 di LibreOffice, la recente. Poi la specifica l'hardware sembra essere effettivamente un bug generico, quindi un bug che non è specifico di Linux, di Windows o di Mac, ma qualcosa che potenzialmente si replica su tutti i sistemi. E poi, considerando il tipo di problema riscontrato, giustamente l'ha inserito come importanza medium normal. Non c'è un crash di LibreOffice, non è una funzionalità chiave, non è qualcosa così grave da dover effettivamente avere una priorità più alta. E cos'altro? Whiteboard, qua c'è un commento, una parola chiave che viene utilizzata per identificare quei bug dove effettivamente qualcuno che fa parte del team di QA ci ha già messo le mani, telesto, ma chiede commenti ad altri. Quindi, visto che sto lavorando su questo bug, faccio attività di screening, ma non lo faccio chiaramente, non vado a rimuovere questo tipo di tag sul campo whiteboard. Quello che andremo a vedere è cercare di riprodurre con il BBSect questo bug, e eventualmente nel momento in cui dovessimo identificare il commit in questione, quindi l'attività di BBSect eseguita correttamente, con successo, andremo a rimuovere la parola chiave BBSect request e l'andremo a sostituire con BBSected. Questa e la scrivo nel commento così la leggete, però in realtà non va scritta qui, quindi andrà messa in sostituzione di BBSect request. Questa la tolgo, la metteremo dopo. E poi regressione, quindi regression, ci sta. Effettivamente, se dovessimo verificare che questo bug è confermato, non si tratta di una funzionalità che non sta andando come dovrebbe, ma era qualcosa che prima funzionava e che poi non funziona più, e quindi è effettivamente una regressione. Non ci sono allegati, quindi scorriamo e cerchiamo di capire come andare a riprodurre questo bug. Questa è comunque la prima cosa da fare quando vogliamo fare l'attività di BBSect. Per poter fare BBSect dobbiamo sapere quali sono i passi da riprodurre, perché ad ogni spostamento, ad ogni cambio di versione di LibreOffice che andiamo a fare tramite lo strumento Git BBSect, dovremo rieseguire passo passo le indicazioni che sono specificate nel bug. Quindi, suggerimento, leggete prima quali sono i passi, cercate di annotarveli se sono troppi passi, e nel caso di attività come quella che stiamo andando a fare ora, io spesso mi tengo lo schermo con suddiviso in due parti, con da una parte il report con i passi da seguire e dall'altra parte il terminale dove poi lancio LibreOffice e faccio l'attività di BBSect. Ok, quindi passi da riprodurre. Apro Impress, poi vado su Visualizza, Master Slide, poi devo andare a selezionare l'area, l'oggetto dove ci sono i layout automatici per Impress. Poi passo 4, faccio clic destro, seleziono area, ci applico un colore di sfondo, poi faccio ancora destro, vado su linea, seleziono una linea, quindi applico un po' di formattazioni a questo oggetto area. E poi torno
al passo 6, eccolo qua, scusate, torno alla normalità, alla modalità normale, quindi quella dove andrei a digitare il contenuto nella slide, poi premo invio per inserire una nuova slide e qui il commento di Telesto è che non ho l'effetto applicato, salvo il file, lo ricarico e quando lo ricarico, se guardo nuovamente l'impostazione della slide master, quindi questo, passo 2, le impostazioni sono perse. E effettivamente quello che ci scrive è risultato attuale, la formattazione non è applicata alla prima slide, credo che dovrebbe, ma non è il vero problema, e il vero problema è che la formattazione è persa. Quindi probabilmente c'è qualcosa che si è rotto, perché il risultato atteso è che appunto la formattazione applicata alla slide master dovrebbe essere applicata correttamente, quindi insomma il tutto dovrebbe funzionare. Questo bug lui l'ha trovato nella versione 7.1 su Windows e sta utilizzando quindi per l'interfaccia sta utilizzando l'interfaccia in inglese, ma ha poi le impostazioni della lingua che non sono in inglese ma in olandese. E vabbè, potrebbe tornarci utile questa informazione, non penso in questo caso, perché da quello che descrive non sembra essere un problema legato alla specifica lingua, però in alcuni casi potrebbe verificarsi che appunto il problema è specifico di una lingua e quindi è importante comunque andare a controllare eventualmente anche questa opzione, questi parametri relativi alla lingua. Ci dice che non si verifica nella versione 6, quindi per prima cosa dobbiamo provare a replicare il bug sulla versione che ha specificato lui, o comunque su una versione recente di LibreOffice. Poi, se non lo andiamo a replicare, possiamo dire non l'ho replicato sulla versione 7.1, quindi non posso replicare il problema. Se invece lo posso confermare, devo andare anche a vedere se è vero che nella versione 6 il problema non c'è, così posso effettivamente verificare sia il risultato attuale sia quello che dovrebbe essere il risultato atteso. Quindi faccio una valutazione del bug, che è un po' fino a qui l'attività che avevamo già visto nelle due sessioni precedenti. Fammi leggere, CalcCL cosa vuol dire? Che ha attivato l'opzione di usare l'accelerazione OpenCL. Sì, perché per Calc c'è la possibilità di accelerare alcuni calcoli per alcune funzioni e in alcuni casi c'è qualche bug che è legato a OpenCL e quindi nelle opzioni di LibreOffice viene direttamente specificato se OpenCL è attivo o no. La stessa cosa anche per la parte di rendering grafico. Quindi queste sono le altre due opzioni da andare a considerare. Di solito quello che chiedono le persone che fanno lo screening del bug è hai OpenGL attivo, hai OpenCL attivo, stai utilizzando altri, qual è il rendering grafico che stai utilizzando. Queste sono tutte informazioni spesso richieste, perché può capitare appunto che qualche bug legato anche alla parte di grafica, alla parte di rendering, magari sparisca completamente andando a disabilitare funzionalità, modalità più nuove di rendering utilizzate da LibreOffice.
Ok, che altro vi può tornare utile qua? No, direi nient'altro. Beh, la build ID, questo è l'identificativo della build che state utilizzando, quindi della versione compilata di LibreOffice che avete. L'architettura, sistema operativo, la versione del sistema operativo e quanti thread ha la CPU. Quindi queste sono tutte le informazioni tecniche che di solito trovate nella schermata di LibreOffice dove potete copiare e incollare, ovviamente su Mozilla, queste informazioni. Allora, quindi abbiamo detto, proviamo a replicare questo bug sulla versione 7.1. Ci siamo preparati prima 7.1 alfa, in realtà provo direttamente con l'ultima, quindi la 7.2. Ci siamo scaricati il tutto, quindi vado direttamente nella versione 7.2. Git, quindi prima cosa, faccio un bel git pull -r, perché così mi assicuro che... Ah sì, colpa mia, git, ci ho pasticciato prima. Mi assicuro di avere tutti gli ultimi commit di LibreOffice, quindi git pull. L'avevo aggiornato prima e effettivamente non c'è nulla da fare. Nel caso in cui il vostro Git non sia aggiornato, qui troverete una serie di informazioni che vi dicono quali sono gli ultimi commit che sono stati aggiunti, insomma, è quello che trovate normalmente quando andate a eseguire il comando di git pull per aggiornare la vostra copia locale del repository git con quello che invece c'è nella copia remota. Quindi fin qui nulla di speciale. Ok, prima mi sono spostata su master. Allora, se magari lo scrivo bene, se guardo qui sto effettivamente su master. Quindi la cosa da fare quando iniziate è controllare su che branch siete e poi fare il git pull per aggiornare il vostro branch. Ovviamente se è un branch in sviluppo, se si tratta di uno di quelli già cristallizzati perché sono i più vecchi, potete fare anche pull, ma tanto non vi scaricherà nulla perché il repo non riceve più aggiornamenti. Ok, poi proviamo questo bug. Sto su master. Quindi devo eseguire LibreOffice. Dicevamo, queste sono tutte versioni di LibreOffice compilate, quindi non devo fare altro che eseguire LibreOffice richiamandolo. Sta nella cartella program, l'eseguibile si chiama Sufficient, sempre quello, no, sono 20 anni che si chiama così, e lo eseguo. Potete metterci la E commerciale alla fine, o no, non ve ne può fregare di meno, non è importante in realtà. Allora, chiudo un attimo la finestra. Ok, devo metterla in una posizione dove riusciamo tutti a vedere anche gli step. Allora, ci avevo fatto di testa prima. Dunque, quindi ci dice apri Impress. Ok, apriamo Impress. Poi, passo successivo, View Master Slide. Quindi non dobbiamo selezionare template, niente, ma direttamente andare sul menu visualizza. Riuscite a leggere o devo ingrandire, devo zoomare l'interfaccia? Allora, diciamo che se più o meno mi seguite, la lascio così perché altrimenti passando da una versione all'altra devo riscalare LibreOffice, quindi ci mettiamo un secolo. Ok, perfetto, lascio. Quindi visualizza, dice di andare su Master Slide. Ok, andiamo su Master Slide. Poi ci dice seleziona il Outline Format Object Area Auto Layout, che è questo, praticamente quest'area qua. Perfetto. Poi dice di fare clic destro, dice di selezionare area.
Poi dice di applicare un colore di background, perfetto. Ci mettiamo, che ne so, vado con i verdini, sono in giornata di verdi, ok. Perfetto, poi ancora clic destro, ci dice di andare su linea, poi ci dice di selezionare la linea continua, ok. Ovviamente di ingrandire la dimensione della linea, non ci sono particolari indicazioni su quanto debba essere spessa la linea, quindi sta semplicemente dicendo che okay, applica una formattazione a quell'area. Ok, perfetto. Ok, go back to normal mode. Quindi devo chiudere questa modalità di edit della slide master, la faccio direttamente da qui, altrimenti invece di usare il pulsante sulla barra degli strumenti andate su visualizza e tornate su normale se non trovate il pulsante. Ok, poi dice quindi qua press enter in slide panel, quindi sul pannello slide premi invio e questo in automatico effettivamente aggiunge una slide e qui non c'è niente. Quindi la formattazione che avevamo inserito non è stata applicata. Ok, salva il file, perfetto, salviamo il file nuovo. Vedete, ci avevo già fatto altre prove. Prova, giusto per avere. Poi comincio con Pippo Bluto e Paperino, come al solito. Lo salvo. Poi ci dice di ricaricare il file, quindi ipotizzo di chiudere il file e riaprirlo. Questo è quello che ho fatto. Look at this. At the master slide, e andiamo come avevamo fatto prima, quindi su view master slide, effettivamente c'è solo una slide master e la nostra formattazione è andata. Ok, quindi cominciamo a prepararci. Allora, aggiungi commento, intanto help about, e mi copio questo quindi lo riproduco con questo e che chiedeva di fare nient'altro, i passi li abbiamo fatti tutti, quindi posso chiudere questa versione di LibreOffice. Cut perché sono pigra e va bene, questo mi serve una volta soltanto perché così specifico anche dove l'ho replicato. Ok, così c'è la versione di sistema operativo e quella parte l'ho inserita. Non salvo ancora il commento perché in realtà non abbiamo finito, c'è ancora dell'altro da fare. Quindi l'abbiamo replicato sulla versione 7.2 sul nostro Git. Adesso faccio un bel Git checkout. E queste versioni di Git sono già, vi dicevo, preparate per fare questa attività. Quindi in realtà troviamo un tag definito nel repository che si chiama oldest. Così invece di andare a specificare voi l'identificativo, che è un identificativo tipo questo, per capirsi, quindi non è proprio una cosina che vi ricordate a mente, chi prepara questi repo di solito lo aggiunge. Quindi faccio git checkout oldest, poi
Se nel caso il tag non fosse definito, nel wiki trovate anche le indicazioni su come andare a creare direttamente a mano voi il tag, quindi comunque non siete bloccati, non è che è rotto, non è che non funziona. Ok, così, giusto per git branch, non c'è trucco, non c'è inganno, vedete che adesso mi trovo sul direttamente, mi sono spostata da master a oldest. Quindi vi dicevo prima, quando lavoriamo con git bisect utilizziamo un intervallo di commit. Prima ero sul più recente, adesso mi sono spostata sul più vecchio di questo repository. Scusate, non mi veniva la parola. Adesso rieseguo direttamente LibreOffice e rieseguo gli step di prima. Quindi apro Impress, per questo che vi dicevo tenetevi a portata di mano gli step, perché finché non ve li ricordate uno dopo l'altro non finite più. Questo lo cancelliamo. Abbiamo detto dobbiamo andare sulla vista master, quindi view, master slide, poi clic destro qui, area, colore di sfondo, ci mettiamo il verdino di prima, gli do ok, poi vado su linea, seleziono la linea continua, gli do uno spessore, gli do ok, poi chiudo la vista master, qui vado su invio e giusto così per fare la prova del 9, se torno sulla vista, non ho ancora salvato, se torno sulla master slide, vedete che le impostazioni qua ci sono ancora, non è che le ho perse. Ora chiudo. Devo salvarlo, quindi giusto per... lo chiamo con un altro nome, Pippo, così evito magari che il problema sia legato al file nuovo e non lo riproduco perché sto sovrascrivendo un file vecchio. Tenetemi in mente anche queste piccole accortezze. Quindi ho salvato il file, adesso lo chiudo, lo riapro e vediamo, visualizza master slide, eccolo qua, il problema c'è ancora. Quindi in realtà ho preso il commit più vecchio e non ho trovato il repo nella condizione buona. Quindi in realtà, invece di provare con questa versione di LibreOffice, devo andare con un repository più vecchio, motivo per cui vi dicevo tenetevi più git a portata di mano. Allora, nei suoi commenti ci diceva che con la 7.1 lui lo replica, in realtà noi l'abbiamo replicato anche con una versione più nuova, con la 7.2, ma con la 6 no, e allora spostiamoci direttamente sulla 6, sulla 6.0, diceva lui. Quindi Linux 6.0, git branch, perché non ho idea di dove sono, ok, sono già sulla più vecchia, allora git checkout master, eccolo qua. Adesso eseguo un'altra volta LibreOffice e rifaccio ancora un'altra volta tutti i passettini di prima. Fatemi rimpiccio, se magari non clicco a caso, rimpicciolisco. Allora, ho detto Impress, tolgo questo che non mi serve, vado su visualizza, quindi view, seleziono master slide, poi seleziono il riquadrino, clic destro, area, gli do un colore di sfondo, ne seleziono uno a caso, cioè, quello veramente fate un clic, non è verde, si spacca, è un altro colore, no. Seleziono linea,
seleziono la linea continua, gli do uno spessore, gli do ok, poi chiudo la vista master, vado qui, clicco, invio, qui funziona. Eccolo qua, questo già funziona, mentre prima la slide non veniva applicata. Teniamoci buona questa informazione. Eccola qua, la copio. Quindi. No, repro. Ok. Vediamo. Per adesso l'ho copiata, ma sembrerebbe già funzionare. Magari... si apre il file generato prima con la 7, la 6 legge le modifiche. Il punto è che potrebbe leggerle, potrebbe non leggerle. Non sto eseguendo gli step indicati, quindi potrei magari non riprodurre il bug, ma perché sto facendo una cosa diversa, sto eseguendo una sequenza di azioni differente, quindi poi lo apriamo, non è un problema. Intanto fammi definisco lo step, quindi ho solo aggiunto la slide, poi suggeriva di salvare, e lo salviamo. Pippo 2, lo chiudo, lo riapro. Ah no, è rotto. No, fermi tutti, questa è buona. Eccolo qua, la prima non ha la slide, ma la nuova slide che ho inserito effettivamente è buona. Quindi forse abbiamo trovato il repository Git che possiamo andare ad utilizzare come buono. Visto che qui, quindi su questo commit funziona, proviamo a vedere cosa abbiamo a disposizione. Allora, Git checkout, ero su master, fatemi andare sulla vecchia. Facciamo ripartire, quindi impress, poi suggerimento, anche se potrei togliere la spunta sulla schermata che mi propone la selezione di template, e sarei tentata di farlo, vi consiglio di non farlo perché in realtà andate a modificare una configurazione di LibreOffice, quindi magari anche quella semplice spunta che andate a togliere potrebbe non permettervi più di replicare il bug. Quindi toccate il meno possibile l'interfaccia, cambiate il meno possibile le impostazioni predefinite che vi propone LibreOffice. Visualizza slide master, clic destro, clic destro, area, ci metto un colore di sfondo, gli do ok, poi clic destro, ce la faremo? No, direi di no, oggi li dico col mouse, linea, seleziono una linea continua e gli do uno spessore, gli do ok, quindi questo è a posto, chiudo, poi dicevo di andare qui e premere invio, questa sembra ok, salvo, desktop, pippo 3, ok, lo chiudo, lo riapro, questa è a posto, quindi effettivamente questo range di commit sembra essere buono.
come Telesto ci aveva indicato. Lui ci aveva indicato che la versione 6.0 non era affetta. Ok, allora, quindi, adesso, quale andiamo a pescare? E mi rendo conto che questa fase iniziale può essere un po' tediosa quando dovete andare a selezionare qual è il repo git buono, però poi diventa più divertente, ve l'assicuro. Allora, andiamo a selezionare, lui diceva la 6, quindi la 7.1 è bacata, proviamo con una 6.4, quindi l'ultima prima della del ramo 7. Linux 6.4, git checkout master, ok, git, ok, è aggiornato e adesso eseguo LibreOffice. E rifate la stessa cosa di prima, quindi Impress, questa la chiudo, ma adesso ce l'ho tutto schermo, tanto ormai i passi li ho imparati, visualizza, Slide Master, faccio un bel clic destro, vado su area, colore, seleziono, ok. Linea, gli do lo spessore, gli do ok, dato uno spessore piccolino, ma vabbè, tanto fa lo stesso, era giusto per non darlo a zero, poi qui e vado in via. Questa già è diversa, probabilmente abbiamo trovato qualcosa di buono, vediamo. Giusto per essere certi, visualizza, Slide Master, qua la trovo. Quindi forse questo git è buono per fare il bisect. Allora, lo salvo. E in questo caso c'è sempre la necessità di fare il tiffo e sperare che sia rotto. Pippo, che insomma, un po' brutto pensando a... ai poveri sviluppatori, però tant'è. Ok, quindi ce l'abbiamo. Adesso chiudo il file. Pippo 4. Esatto, è rotto. Quindi questo è il nostro git da usare per il bisect. Allora, chiudo. E gli step, una volta che abbiamo deciso quali sono... qual è il repo, quindi questo 6.4 è buono perché da una parte funziona in master, ma no, scusate, su master funziona, è rotto. 6.4 git checkout oldest. Ok, eseguo. Adesso fate il tifo con me e speriamo che cresce. Allora, che cresce, scusate, che il problema si riproduca. Cancella. Visualizza. Adesso diventa un mantra. Visualizza. Poi clicco destro. Ho detto clicco destro. Non ce la faccio oggi. Va bene. Clicco destro. Vado su area, ho fatto un click un po' stravagante, è partita con una selezione che è un click, va bene, ok, poi seleziono linea, vado di linea continua, gli do un po' di spessore, gli do ok, poi esco dalla modalità, clicco qui, faccio invio, qui funziona. Ci siamo, ancora di più una conferma che effettivamente stiamo a cavallo. Desktop,
Pippo 5. Ok, lo chiudo e lo riapro. Funziona, perfetto. Quindi, intanto, about, questo ce lo teniamo buono. Chiudi. Questo lo chiudo. Tanto che ce lo siamo segnato, lasciamolo anche qua. Può capitare che qua nel terminale ci siano altri commenti, altro output, non vi preoccupate. Ah, scusate, mi sono persa la chat. Sì, ok, ciao Luca. È rotto, mentre oldest funziona correttamente. Quindi gli diciamo git, e adesso iniziamo l'attività. Quindi git, poi usiamo il comando bisect, quindi bisect, abbiamo start, e poi gli dico dove, quindi master, e gli dico oldest. Ok, e adesso git fa cose, nel senso che ci prepara 12 passi, e ogni volta quello che dovete fare è esattamente questo: rilanciate LibreOffice e lo fate ancora. Quindi visualizza, non vi incartate con i passi. Cliccate destro, area, mettiamoci il colore, gli date ok, poi ancora clic destro, linea, gli date la linea di sfondo, di contorno, con un po' di spessore se magari ci becco, ok, poi uscite dalla vista, siete qua, premete invio e salvate. E abbiamo detto, salviamo qua. Adesso cambiamo, faccio Pluto, perché Pippo mi ha stufato. Chiudo il file e riapro Pluto. Pluto è rotto. Ok, quindi adesso chiudete LibreOffice e tornerete al prompt. Quello che dovete scrivere adesso è questo: git bisect è rotto, quindi scrivete that e premete invio. 11 step. Riparte. Non barate, non usate i file di prima. Clic destro, area, colore, date ok, gli date la linea, gli date lo spessore della linea, gli date ok, ho detto gli date ok. Poi usci 9, non ero su vista? Maledetta, ok, cancella formattazione diretta, ho fatto i danni, sapevo io. Visualizza master slide, ero convinta di averci cliccato, e l'anzianità che avanza, non me ne sono manco resa conto. Sì, Walter, hai ragione, Walter c'hai ragione. Non sono su master slide, ma non ho visto la chat e me ne sono resa conto tardi. Comunque, clic destro, linea,
come dicevo prima, non vi incartate con i passi, appunto. E vabbè, ok, adesso chiudo la vista. Questa sembra essere rotta, vediamo, salviamo. Pluto, 1. Ups. Chiudo. Pluto. Pluto è ancora rotto. Quindi chiudo. E gli dico bad. Poi lo faccio ripartire. Presentazione. Qui non ci interessa. Questa volta torno sulla master slide. Faccio come prima. E vado su area, colore. Mi seleziono un colore. Mi seleziono una linea. Continuo e ci metto uno spessore, gli do ok, chiudo la vista master, premo invio, questa sembra essere buona, salvo, e desktop, Pluto 2, la chiudo, la riapro, Pluto 2 è buona, ok, quindi chiudo, provate a buttare così un'idea, secondo voi cosa devo scrivere, hit reset, è buono, quindi good. Eseguo. Questo lo chiudiamo, poi vado sulla vista master. E sì, sta roba diventa un po', lo eseguite come la scimmia che ripete passo passo, però tant'è. Diciamo che avete l'emozione di dire, vediamo se il commit che mi seleziona questa volta è buono o cattivo. Poi aggiungo, sì, chiudo la vista master, la vecchiaia avanza, questa sembra essere ancora buona. Vediamo, la salvo. Quindi cambio nome, chiudo, riapro, ho detto riapro, e questa è buona, ok, quindi chiudo, questa è buona, quindi git bset, good, perfetto, andiamo avanti. Eseguo, impresso, questa la chiudiamo, poi andiamo sulla vista master slide, poi seleziono, ups, seleziono, clic destro, vado su area, vado su colore, seleziono un colore, poi faccio ancora clic destro, vado su linea, vado sullo stile continuo e gli do uno spessore, poi chiudo, premo invio, questa sembra essere rotta, quindi salvo. Ok, l'ho salvata, quindi la chiudo,
ha detto la chiudo, ma dovrei chiuderla, e la riapro. Questa è rotta, ok. Quindi git bisect thread. Rieseguo. Impress. Vado sulla vista master. Poi clic destro, area, potrei usare le scocciatoie da tastiera, tanto è rotto uguale, seleziono un colore e gli do ok. Poi, allora, diciamo che questo bug report ha tantissimi passi, quindi se vedete che magari prima di iniziare a fare il git bisect riuscite a ridurre il numero di step, va benissimo. In generale dovreste però cercare di, questo sembra rotto, dovreste cercare di replicare il bug sempre seguendo gli stessi step, quindi se cliccate sul menu dovreste sempre cliccare sul menu, se andate di scorciatoie da tastiera dovreste andare sempre di scorciatoie da tastiera. Dopo un po' diventa noiosa con tutti questi step, lo confesso, però questa è rotta, almeno avete la soddisfazione di dire che vi state avvicinando alla soluzione. Normalmente il git bisect vi propone sempre questi 12 step che vanno di volta in volta a restringere il numero di commit, quindi più o meno il numero di passi da fare è questo. Ora c'è modo di velocizzarla, prima insomma l'abbiamo presa un po' in chiacchiera, vi stavo spiegando un po' come funziona, come configurare l'ambiente, quindi la prima volta sì, è sicuramente un'attività che prende tempo, ecco. Però se magari chiudo la vista master, ok, questa probabilmente è buona perché vediamo subito che qua il nuovo master viene applicato. Desktop. Chiudo, apri, metto apri. Questa è buona, esatto. Quindi chiudo LibreOffice. Questa è buona, abbiamo detto. C'è anche modo, se non volete seguire tutti i 12 step che vi propone, di saltarne qualcuno. Se ne volete saltare uno, invece di fare git bisect good o bad, potete fare skip. Quindi nel caso di skip gli dite questo intervallo che mi proponi non lo fare, o magari se avete un intervallo in cui vi crasha LibreOffice, quindi magari non riproducete il bug presunto ma avete un comportamento diverso, quindi in quel caso non è né buono né cattivo, ma lo saltate. Ho messo good, ok. Ricordatevi sempre di mettere good o bad, altrimenti li seguite sempre lo step sullo stesso intervallo di commit. Visualizza, master slide, poi clic destro, area, colore, il colore, clic destro, linea. Ci applico la linea, onestamente c'ho il dubbio che probabilmente il bug lo riproduciamo anche senza specificare la linea, però vabbè, quelli erano i passi, questo è rotto sicuramente, e quindi ce lo teniamo così. Vabbè, ciao.
questo è rotto, perfetto. Quindi git reset bad. Ci siamo quasi. Andiamo avanti e impress. Cancella. Mentre ripeto come una scimmia i passi, in questo specifico caso il bug non mi richiede di avere un profilo utente sempre pulito. Se invece vi trovate a dover riprodurre qualcosa che ha a che fare con una lingua specifica, che ha a che fare con un profilo utente che deve essere pulito, nel wiki trovate le indicazioni per fare in modo che ogni volta che rieseguite questi step all'interno del git, rilanciate il tutto con un profilo utente sempre pulito. Seguite direttamente queste rotto, seguite direttamente il wiki. Vi dicevo, guardate il link, trovate tutto lì. Dalla prima pagina che vi avevo indicato. Ok, quindi lo chiudo, lo riapro, perché come vedete qui non sto usando un profilo utente pulito ogni volta. Eccolo, questo è rotto. Quindi git bisect bad. Ce ne mancano tre. Impress. Poi master slide. Area. Seleziono il colore. Bello è che sto andando a casaccio con il colore, più o meno sto cliccando sempre lo stesso. Ok, chiudo la vista. Aggiungo, questo probabilmente è rotto, perché già vedo che non mi era applicato lo stile. Più o meno abbiamo trovato in realtà che c'è un pattern che si ripete. Però dobbiamo comunque salvare, chiudere e riaprire. Eccolo qua. Quindi questa è rotta. Poi apri. Nuova. Vado su visualizza, master slide, seleziono l'area, specifico l'area con un colore di sfondo, poi è uscito un altro verde, un altro verde lo stesso, ci metto una linea, gli do lo spessore, gli do ok, chiudo questa, invio, questa sembra essere buona, quindi salvo. Questo abbiamo detto è buono e è la 7. Chiudo e riapro e è buona. Questa è buona, quindi siamo quasi. Git reset good. Eccoci qua. Impress, tra poco clicco praticamente senza guardare neanche in che punto si trova il mouse perché vado in automatico. Area, colore di sfondo, poi sempre all'area ci applichiamo una linea, ci applico una linea continua, gli do ok, chiudo la vista sfondo, premo invio, questa è buona. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Desktop. Numero 8. L'ho salvata. La chiudo. La riapro. Clicco e è buona.
Git bisect, good, eccoci qua. Allora, questa cosa ve la dovete salvare. E questa cosa la dovreste anche aggiungere al... Sì, magari... Ok, magari copiassi invece di cliccare, la riportate nel bug, ma non avete finito, siamo a buon punto. Anche un ultimissimo step, quindi una volta che abbiamo la lista, questo è il nostro commit rotto. Allora, git checkout che ho incollato perché mi sembrava di aver copiato ma non avevo copiato questo. Ok, un'altra cosa che voglio farvi vedere adesso che abbiamo il commit. Questo, andiamo su, mi serve lo SHA. Ho copiato. Vabbè. Ah, ho copiato un'altra cosa, grazie. Questo è quello che devo incollare. Ciao. Vabbè. Dunque, core commit slash... E magari non ci metto lo spazio dopo commit, non è male. Eccolo qua, abbiamo trovato il colpevole, ragazzi. Quindi, ricapitolando, abbiamo l'output del commit. Eccolo qua, questo è il primo commit. Ci serve lo SHA del nostro commit, così possiamo vedere i dettagli, e per visualizzarlo in modo più umanamente comprensibile, possiamo andare direttamente su, sul git di LibreOffice, quindi l'indirizzo è git.libreoffice.org/core, poi metto slash commit e questo indicativo che trovo qua. Questo, senza SHA davanti, quindi 4.0 BB bla bla bla, quella roba lì. E trovo esattamente qual è il commit incriminato. Quindi, questo è il nostro commit rotto. E nel... Nel commento ce lo specifico, quindi l'unica cosa che ci manca di fare prima di salvare il commento, il commento è rimuovere la parola chiave
che c'era prima e utilizzare B, B, se, scusate, bisected. No, era giusto, bisected. Ok, comincio a perdere colpi. Ok, quindi bisected è una regressione e è a posto. Quindi abbiamo effettivamente già fatto una parte del lavoro. Poi una cosa che si può fare, visto che abbiamo l'indirizzo email dello sviluppatore che ha fatto il commit, possiamo anche prendere e nel report possiamo andare ad aggiungere in CC, intanto mi aggiungo, ma aggiungo in CC, non so che ho copiato, l'indirizzo email in questione. Sembrava di aver copiato giusto, ma che sto copiando? Vabbè, facciamola così, non sono più in grado di far copia e incolla, brutto essere vecchi. Ok, quindi abbiamo in CC anche il nostro sviluppatore. Ok, mi sono aggiunta in CC, abbiamo messo tutte le informazioni, il lavoro è fatto e quindi festa finita. Il bug è nuovo. Salva. Ok, e questo è quanto. Ci abbiamo messo un po', però insomma ne siamo venuti a capo. Puoi copiare il link del browser sulle note condivise? Sì, certamente. Certamente. Allora, questo, note condivise. Allora, questo è quello che il link che usate. A posto di SHA ovviamente ci mettete lo SHA che avete identificato. E poi vi metto anche il link. Sì, ciao. Vabbè, vi metto il link completo, cioè alla fine, senza che sto a fare tante cose stravaganti. Questo è lo SHA. Copio e metto qua, così ce l'avete e direi che ci siamo. Questo è un po' il lavoro che va fatto, prendendoci la mano insomma diventate sicuramente più rapidi, però alla fine insomma riuscite a dare veramente un bel po' di informazioni agli sviluppatori. Dove si vedeva il diff? Sì, allora, quindi il link è questo e quelle sono anche i cambiamenti che sono stati fatti. Domanda di Claudio. Claudio chiede se anche Git GUI, cosa intendi per Git GUI? Sì, per la visualizzazione del commit. Ma alla fine sì, è Git, quindi puoi utilizzare anche un'interfaccia grafica. Di solito per comodità, insomma, vado direttamente sul link, passo direttamente dal link del Git di LibreOffice, ma alla fine è quello. E vabbè, oggi proprio non è giornata. Git show e magari
ci metto lo scià e non un'altra roba. No, git show è il commit, ok. Quindi, ricapitolando, quando avete, scusate, allora, al termine avete un output di questo tipo, vi serve il commit, che è anche quello evidenziato, e questo è il vostro colpevole. E andando a fare un git show del vostro commit, c'avete anche qualche dettaglio in più sulle modifiche effettuate, e trovate ovviamente, insomma, anche lo SHA del commit in questione. E utilizzate un'interfaccia o utilizzate direttamente l'interfaccia web del Git di LibreOffice e trovate il colpevole. Detta così, insomma, suona brutto, però trovate qual è lo sviluppatore che ha introdotto il bug e poi lo inserite in CC. Inserite lo sviluppatore in CC se sapete che lo sviluppatore è uno sviluppatore ancora attivo. Nel mio caso so perfettamente che Google lavora ancora per Collabora, quindi l'aggiungo. Se trovate un nome di qualcuno che sapete che non, soprattutto con bug molto vecchi o commit molto, molto lontani, se sapete che si tratta di qualcosa di qualcuno che non è più reperibile, non ha senso aggiungere persone in copia. Beh, insomma, questa è la parte finale. Sostituite la keyword con bbsected e avete finito. E questo è. E, non so, se ci avete altre domande, sparate pure. Altrimenti io direi che ho fatto, come dire, l'escursus su come si fa bbsect ve l'ho lasciato. Poi per... altri suggerimenti su, come vi dicevo prima, magari qualche errore nel Git o qualcosa che non vi torna, nella guida c'è la parte con il tutorial e la special situation, questa, e la parte dove vengono elencati i casi speciali. Ecco, trovate insomma altri dettagli in questo caso, a questa pagina. E controllo solo se vi ho aggiunto anche che differenza c'è tra bisect e bbsect. Allora, che mi ci incarto sempre. E in pratica uno è il processo, l'altro è il processo in generale, l'altro invece è quando hai identificato la sorgente del tuo problema. Questa è un po' la distinzione. Quindi bisect è l'attività in generale, bbsect hai individuato il problema, la causa del problema o l'intervallo di commit dove sta il problema. Marco sta scrivendo, vediamo cosa ci dice Marco. Marco C. Ma quindi questo vacuo, se lo risolvono, lo fanno solo sulla still fresh attuale, giusto? Non tornano ovviamente indietro. La risposta è dipende. Normalmente, vabbè, per un bug di questo tipo si fa il fix su master e poi dipende in che fase dello sviluppo di LibreOffice ti trovi. Nel senso che se si tratta... se lo sviluppo è arrivato già nella fase in cui è già stato dichiarato il cosiddetto code freeze, significa che non vengono più implementate nuove funzionalità, ma vengono solo effettuati fix a bug seri, grossi, importanti, veramente visibili. Quindi in quel caso potrebbe essere
che il bug non venga risolto in versioni più vecchie. In alcuni casi, anche se quella fase di freeze del codice è stata già superata, se il fix va a risolvere qualcosa di più serio, gli sviluppatori possono decidere di fare quello che si dice backport del fix sulle versioni più vecchie. La modalità di sviluppo di LibreOffice è sempre basata sul lavorare su master e poi riportare tramite la tecnica di cherry pick i fix che vengono implementati, le funzionalità che vengono implementate nei rami stabili, quindi le varie still, fresh e via discorrendo. Poi se si tratta di una grossa vulnerabilità di sicurezza, magari ci può stare che gli sviluppatori decidano di fare un backport anche su versioni estremamente più vecchie, però di solito a parte master, still e fresh, se vuoi un backport su una versione, una 6.0 o una 5.0, in quel caso devi andare con una versione con supporto, quindi una versione LTS, ti rivolgi a una delle aziende che fornisce quel tipo di supporto e come stavi scrivendo, vai con il supporto a pagamento e lì ovviamente paghi e quindi puoi anche chiedere ad avere un fix per la versione 5.1 di LibreOffice, perché nel tuo ambiente di lavoro stai bloccato sulla 5.1 e in realtà non usi una 5.1 ma una 5.1 con altri backport e fix vari che a pagamento ti fai fare dalle aziende. Però il codice, fondamentalmente il codice è quello, è lì, è disponibile. Quindi a meno che non si tratti di mettere mano a del codice del 15-18 o stai toccando funzionalità che nel frattempo sono state riscritte, rimodificate da capo a piedi, normalmente il backport è una cosa possibile. Poi, ripeto, dipende sempre dal tipo di fix di cui stiamo parlando. In alcuni casi è il cosiddetto bagno di sangue e anche quando hai il cliente che ti paga lo implori di passare ad una versione più nuova, perché dovrebbe pagarti miliardi per darti quello che in realtà ti meriteresti d'avere per quel tipo di fix. E, vabbè, ma questo insomma non è solo LibreOffice in generale. Chi fa questo genere di qua? Un po' tutti o solo volontari? Ma questo tipo di qua la fanno un po' tutti, nel senso che se la fanno i volontari, gli sviluppatori sono contenti perché comunque gli togliamo un po' di peso dalla scrivania. Se però il bug resta aperto e non c'è nessuno che prende in carico la cosa, capita anche che magari sviluppatori senior, quelli che hanno direttamente i diritti di scrittura sul Git di LibreOffice senza passare da Gerrit o altra roba, capita anche che loro facciano l'attività di BBSect. Quindi sì, è ovvio che sì, c'è qualche volontario che lo fa, volontario in generale, se c'è qualcuno di QA che dà una mano agli sviluppatori, e gli sviluppatori sono contenti. Vediamo. Grazie a te, Marco. Sì, è una procedura articolata. Di solito chi si mette a fare queste attività un po' più complesse è qualcuno che è senior all'interno del team QA. Capisco che non è un'attività che puoi fare se parti da zero, devi comunque avere un minimo di conoscenza tecnica, qualche rudimento di Git, però sì, insomma. C'è anche chi lo fa così come volontario e che ha un po' di curiosità e di passione per questo,
tipo di tecnologie. Dai, è una bella macchina del tempo. Eh sì, comunque, ridendo e scherzando, siamo andati a beccare un bug che è stato introdotto nel 2019, quindi luglio 2019. Bisognerebbe fare dei gruppi locali di bug hunter. Marco, sì, piacerebbe tanto anche a me, guarda. Diciamo che l'idea di queste tre lezioncine che abbiamo organizzato anche grazie al supporto del LUG è stato esattamente questo, cercare di diffondere un po' le attività che vengono fatte, che ci sono così da fare, che ci aspettano e sperare che qualcuno si invogli e voglia provare a dare una mano. Quindi se vuoi, sei più che ben accetto. Spazio disco, tempo. E come vedi, insomma, puoi lavorare in modo indipendente, non è che devi per forza lavorare in gruppo. Però ecco, insomma, quando vengono fatte le sessioni di debug hunting è anche divertente mettersi a caccia tutti insieme. Altre domande o siamo ai saluti? Vediamo. Ok, ci abbiamo i soldi. Quindi sì, grazie ancora a Giovanni per l'ospitalità. Walter, sì, ovviamente ci sono anche alcuni bug che possono essere legati alla localizzazione, quindi non sei assolutamente libero dall'attività di BBSect. Può capitare. Quindi non ti tirare indietro. Vediamo. Se non avete altre domande, io intanto inizio a ringraziarvi. È stato veramente un piacere. Avete i miei riferimenti? Scrivetemi pure. Se vedete che non vi rispondo, insistete perché magari mi sono persa la mail. Mi sta capitando di recente, quindi chiedo scusa. L'indirizzo lo trovate anche qua: marina.latini@libreoffice.org. E vabbè, poi mi trovate nei vari canali, quindi insomma, più o meno in qualche modo mi rintracciate. Grazie ancora, grazie a tutti.